libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un pastore. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Carissimi amici telespettatori, pensionate e pensionati, buona serata. Ci avviamo ormai alla fine di quest'anno, del 2018. Ci ritroveremo con la prossima trasmissione del 2019. Quale cosa più bella che quella di augurarvi un anno diverso? Ecco, di chiudere quest'anno. E in questa trasmissione noi quest'anno lo chiudiamo parlando di Napoli, perché se in Italia c'è l'amarezza di doverci vedere a livello governativo un assetto che non ci soddisfa, perché è di colmo di equivoci, è di colmo di situazioni strane, non ci dà sicurezza, non ci mette nelle condizioni di poter ben sperare, perché non vediamo i frutti. E se parliamo di certi provvedimenti non vediamo un'attuazione fluida di questi provvedimenti. Parliamo della quota 100 per i pensionati e parliamo del reddito di cittadinanza. Sono di là da venire e sono situazioni che hanno illuso centinaia di migliaia, se non milioni di persone, e li deluderanno ancora. Ecco, mentre invece questo paese ha bisogno di ben altro, ha bisogno di investimenti pubblici e di attrarre investimenti privati, ha bisogno di avere infrastrutture nuove, ha bisogno di possibilità di mobilità diverse da quelle che abbiamo. E allora, se questo avviene sull'intero territorio nazionale, ecco, noi vogliamo focalizzare questa nostra trasmissione su quello che c'è su Napoli, perché siamo vicini a Napoli, perché viviamo a Napoli, perché ci piace vivere a Napoli, perché ancora sopportiamo di poter vivere in una città disordinata, ma con l'aggravante che non viene gestita, che non viene amministrata, perché gli amministratori napoletani sono dediti a tutt'altro. Le cronache dei giornali parlano chiaro, le cronache dei giornali ci dicono di situazioni che vanno avanti di per sé, cioè non sono regolate, che non hanno una normazione da parte di chi dovrebbe attendere a queste cose, di chi dovrebbe disegnare, realizzare, attuare queste cose. Parlo del Consiglio Comunale di Napoli, parlo della impalcatura delle 10 municipalità napoletane, parlo della condizione di vita, ecco, pratica, ecco, di Napoli, con le sue strade, con i suoi marciapiedi, con il suo verde pubblico, che vive la totale vergogna. Guardate, ci stanno delle fotografie che veramente mi fanno venire il magone. Io qualche fotografia mi ha colpito in maniera particolare e che ha riguardato ecco, la sfilza di alberi di pino tagliati in alcune zone della città, però ecco, è stato tagliato il pino, però è stato lasciato quasi un metro del tronco del pino, e li vedete tutti quanti in fila. I giornali locali hanno intitolato il cimitero del pino. E allora sono situazioni che veramente vi fanno rabbrividire. La città più bella del mondo, la città che attira turisti in maniera automatica, che nonostante quello che vi trovano poi ci ritornano, è una storia, e vi dicono pure Napoli è bella perché la criticate tanto. Noi la critichiamo tanto perché la viviamo tutti i giorni. E sarebbe tanto facile, a nostro avviso, realizzare per Napoli un ordine completamente diverso, dando le responsabilità a chi le responsabilità per indicazione popolare le ha ricevute.
cioè i consiglieri comunali, gli assessori comunali, gli assessori di municipalità, i presidenti di municipalità, i 300 consiglieri di quartiere, hanno avuto l'investitura popolare, cioè hanno una grave... un compito che gli è stato assegnato e che non nella generalità dei casi non portano a termine, va bene? Gravissimo. Cioè costoro dovrebbero dare a Napoli un'immagine che dovrebbe essere della grande metropoli del mondo, ecco, la più bella, quella che ha risorse naturali, risorse storiche. Noi abbiamo tre tipi di città a Napoli e quando si va a visitare la Napoli sotterranea ci rendiamo conto di che cosa siamo, va bene? E poi abbiamo la nostra costa, le nostre isole, le nostre zone costiere che sono l'ira di Dio. Abbiamo l'entroterra napoletano che è stato abbandonato completamente. Noi ce l'abbiamo in mano al nostro sindaco, il De Magistris governa Napoli e governa l'area metropolitana di Napoli, cioè governa, si fa per dire, è dedito ad altre cose. Allora, ecco, questo io alla vigilia del Capodanno, ecco, questa trasmissione andrà in onda in tutti i giorni che precedono e vanno oltre il primo dell'anno. Io auguro a me stesso come rappresentante del Partito Pensionati d'Europa, a me stesso come cittadino napoletano e a voi tutti che siete in ascolto, che veramente, ecco, il riflettere su queste cose possa portare questa gente che ha ricevuto l'investitura popolare a riflettere anche loro su quello che sono le responsabilità gravi che a loro sono state assegnate e che dovrebbero portare a termine, va bene? Io mi auguro e ripeto, l'augurio mio per il nuovo anno è proprio questo, che ci sia una presa di coscienza generale, che ci metta nelle condizioni di poter competere con le altre realtà italiane. Noi oggi non lo possiamo fare, non lo possiamo fare. Noi non siamo rappresentati e non c'è nemmeno un confronto in essere a livello istituzionale con le altre città. C'è un sindaco che fa il rivoluzionario, però all'atto pratico non rivoluziona niente. Tenta di mediare per tenere in piedi la sua persona e il suo entourage, ma di pratico non fa niente. E io sfido chiunque di voi che siete in ascolto a farmi prevenire in termini di anche di scritto, se volete, oppure collegandovi a Facebook, ecco, farmi avere, oppure a Twitter, farmi avere, ecco, in maniera esemplificativa le realizzazioni in 7 anni di questo sindaco per Napoli. È tutto fallimentare dal trasporto. Io ricevo nella mia sede praticamente cittadini che mi vengono a dire: fino a ieri ci stava questo mezzo, non ci sta più, siamo costretti a fare lunghi tragitti e poi aspettiamo i mezzi pubblici per ore e ore e ore e non arrivano. E la metropolitana ogni tanto si scassa. Pochi giorni fa c'è stato un incendio di una delle carrozze della metropolitana. Ecco, la voce dello speaker diceva: abbandonate subito la metropolitana, uscite fuori, uscite fuori, uscite fuori. Si può vivere in una città in questa maniera? Dice: ma quella a Roma si incendiano i pullman, perché a Napoli non si può incendiare la metropolitana. Amici miei, non si devono incendiare né i pullman e né la metropolitana. Noi dobbiamo vivere tranquilli, anche perché paghiamo tasse all'infinito. Noi paghiamo le tasse più alte d'Italia, come pensionati, come cittadini, come lavoratori, come tutto. E non abbiamo niente come contropartita, perché la città è sporca. La città è malandata. La città non ci offre delle situazioni positive. Voglio farvi ancora un esempio. Noi abbiamo un grande edificio a Piazza Carlo III. Lasciatemi trattare questo, ecco, negli ultimi giorni dell'anno e nei primi giorni dell'anno. Il Partito Pensionati d'Europa si è impegnato nel tempo
andato a raccogliere firme, ne abbiamo raccolte oltre 5.000, va bene? Ma prima che venisse addirittura questo sindaco, per chiedere che questo grande edificio, l'ex albergo dei poveri, e questa emittente ha mandato avanti dei servizi sull'ex albergo dei poveri di Piazza Carlo III, dicendo a fronte della miseria che ci sta su Napoli, dei clochard che affollano la stazione, certe parti del territorio cittadino, che sono costretti a sostare o davanti alle chiese oppure sotto i colonnati anche dei fabbricati, va bene? Ecco, nella città, destando ecco, questo animo triste nel cittadino e così via, poteva essere attrezzato con poca spesa per restituire adesso l'originaria destinazione, cioè mettere in condizione che tutti coloro i quali non hanno un tetto, non hanno una casa, non hanno la possibilità di lavarsi, che non hanno la possibilità di avere un pasto caldo, di poterlo ottenere in quel grande edificio, ecco, con un ordine, perché qualcuno c'è e dice adesso che cosa succede, che a Piazza Carlo III si raccolgono tutti i malandati di questo mondo. No, noi parliamo sempre nell'ottica di un'amministrazione pubblica cittadina che sia in grado di sostenere, ecco, la destinazione per queste povere persone, va bene, sfortunate persone, ordinandole, cioè mettendo in condizione di un funzionamento egregio la struttura destinata all'uso che vi sto dicendo. Cioè, se noi mettiamo a disposizione i vigili urbani, mettiamo a disposizione polizia di Stato, mettiamo dentro le docce, mettiamo dentro la cucina, mettiamo dentro il personale adatto che non sta lì con l'animo esacerbato perché non ci piace stare, ecco, se noi educhiamo, se noi prepariamo, se noi riusciamo a fare delle cose fatte bene, quello che un prete è riuscito ad ottenere per l'albergo dei poveri nei giorni scorsi, e parliamo di quel padre Zanotelli verso il quale come sacerdote io mi inchino e vorrei che facesse molto più il sacerdote che stare a braccetto con certi movimenti popolari, va bene? Perché si potrebbe fare il sacerdote con l'impegno sociale adeguato senza essere parte compiacente di movimenti estremisti, va bene? Che a volte creano problemi nell'ambito della nostra città, non solo, ma anche nei rapporti a livello istituzionale con forze politiche diverse e con situazioni di tipo diverso. Questo prete che cosa ha fatto? Ha ottenuto dal comune, io non so in quale maniera, se non grazie al suo atteggiamento più che sinistroso, e probabilmente avrà trovato nel sindaco comunista napoletano De Magistris apertura, e ha ottenuto che quel palazzo avesse una parte destinata a docce e spogliatoi per i clochard, va bene? Quindi una piccola parte. Io plaudo a questa iniziativa anche se condanno l'amministrazione comunale perché non abbia predisposto per l'intero edificio quella destinazione che sarebbe stata la destinazione logica di un edificio costruito per essere albergo dei poveri e che a distanza di tanto tempo, di oltre 200 anni, poteva ritornare ad essere destinato ai poveri odierni, va bene? E allora che cosa voglio dire con questo? Che ci vorrebbe tanto poco per dare soddisfazione alle parti che soffrono nella nostra società, e a margine di questo voglio dirvi, il sindaco adesso ha dato spazio a Zanotelli con le docce e gli spogliatoi, va bene, però ha messo nell'elenco degli edifici da
alienare, da vendere, l'albergo dei poveri. Quindi siamo sempre di fronte a delle situazioni strane che non hanno una definizione precisa, perché se tu hai deciso di venderli, come fai a dare uno spazio oggi a Padre Zanotelli per svolgere attività meritoria a favore dei clochard? E questo è uno. Poi l'amministrazione napoletana, ecco, ha lasciato in piedi la faccenda delle ville. Le ville stanno ancora lì. E poi ci sono le voragini che si aprono su Napoli, perché il sottosuolo non viene salvaguardato. E ne voglio dire una, qui lo dico al sindaco, perché sindaco di Napoli, e lo dico al presidente dell'area metropolitana, perché la strada di cui vi voglio parlare, ma in breve, chiudendo la trasmissione in questa maniera, ci tengo, perché parliamo della collina dei Camaldoli e parliamo della possibilità di collegamento dei Camaldoli, quindi anche della parte cittadina che deve andare a pianura e che si blocca alla fine di via Cinzia, lo sapete bene, no? Con quanta difficoltà si entra e si esce da pianura avendo quella unica strada di collegamento. Dai Camaldoli si può arrivare a pianura in 5 minuti, però oggi la strada di via Marano Pianura è chiusa, per l'ennesima volta è chiusa, non si è mai messa mano su quella strada provinciale a creare la possibilità che di recuperare una viabilità che sia utile all'intero popolo napoletano, a quella parte di popolo napoletano che sono i 100.000 residenti su pianura, e a quella parte dei Camaldoli che potrebbe, anziché venire tutto quanto attraverso il Rione Alto, attraverso Capodimonte e così via, potrebbe aggirare gli ostacoli ed uscire verso Fuorigrotta e nelle zone dell'area Flegrea attraverso la via Marano Pianura. Ecco, se n'è caduta la strada, amici telespettatori, chiudo perché il tempo è anche tiranno, augurando a tutti quanti voi un felice anno nuovo, augurando a tutti quanti voi quello che desiderate, ma quello che desiderate in termini materiali certamente, ma anche in termini spirituali. Mi auguro che possiate vivere con le famiglie in maniera diversa, che le vostre famiglie possano crescere in maniera diversa, che tutti quanti insieme possano determinare per lo Stato una crescita diversa. Vi auguro buon 2019 e ci rivedremo l'anno prossimo. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Super pensioni, terre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.